Beh, questa è una domanda la domanda delle 100 pistole, come si fa a portare allo stadio più gente? Io questo non lo so, se lo sapessi ovviamente non staremmo qui a discutere. Certo, condivido la delusione del presidente che si aspettava una risposta più importante da parte del pubblico rispetto a una società che sta facendo cose grandiose e rispetto anche a una squadra che è a un punto dalla Serie C. Mi dicono che forse i prezzi sono troppo alti. Bene, noi l'altro giorno con Nicola Grieco, 2 ore di confronto molto costruttivo e molto amichevole, abbiamo deciso, il presidente ha deciso che domenica prossima, l'altra, col Gragnano faremo, la società farà dei prezzi molto popolari. Vediamo che risposta avremo domenica prossima. Quello che io ho raccomandato al presidente Grieco, il presidente Grieco è stato molto disponibile, è un miglioramento della comunicazione da parte della società audace. Io vorrei che tutta la città fosse coinvolta. Andiamo a cercare i ragazzi nelle scuole, andiamo a coinvolgere le scuole calcio, andiamo a studiare dei modi per portare allo stadio i giovani e le donne. Credo che Cerignola abbia questa potenzialità, dobbiamo soltanto creare questo entusiasmo che stenta a nascere. Quindi la vicinanza dell'amministrazione è in questo senso. Troviamo un modo per pubblicizzare meglio l'Audace. Questa intervista, per esempio, è un'intervista, spero, utile per far arrivare allo stadio più gente. Forse la comunicazione dell'Audace avrebbe dovuto intervistare il sindaco su questi temi prima di quanto non abbia fatto Cerignola Vipa, fermo restando che mi fa piacere parlare con voi. Altro da dire, abbiamo discusso molto anche del futuro, perché qua due sono le cose. Facciamo le corna, non vinciamo il campionato, dobbiamo riprovarci l'anno prossimo, oppure, come io credo fermamente, vinciamo il campionato. Allora, fatemi fare un appello ai tifosi cerignolesi. Siamo a un punto dall'andare in Serie C, dallo scrivere la storia, siamo a un punto, scusate se banalizzo, da finire sul sottopancia di Sky con i risultati, Audace, Cerignola, Catania, Audace Cerignola Siracusa, Audace Cerignola Francavilla, Audace Cerignola Bicegli. Siamo a un punto da questo sogno. Possibile che devono rimanere da soli questi dirigenti? E con Nicola Grieco abbiamo parlato anche di futuro, perché se conquistiamo la Serie C, che facciamo? Lasciamo Nicola da solo o gli mettiamo a fianco altre persone, sempre lui ovviamente gradite, ma questa è una sua opinione, che collaborino con lui, perché le spese, gli oneri di una Serie C sarebbero pesantissimi. E allora noi, questo grande imprenditore, giovane imprenditore, vincente nato, lo dobbiamo aiutare, lo dobbiamo aiutare. Lui vuole più entusiasmo, più presenza. Proviamo a dargli. Ma non è solo questo, Nicola vuole anche una prospettiva. Mi ha detto proprio, sarò sempre io a portare questa croce o qualcuno mi darà una mano? Beh, prima di tutto stabiliamo una cosa, che saremo in due, perché l'amministrazione comunale starà a fianco di Nicola Grieco fino all'ultima goccia di energia e vedrete che Cerignola risponderà. Ho tranquillizzato Nicola, sono ottimista sul fatto che riesca un domani a trovare un sostegno importante. Non è solo calcio a Cerignola, però.
consentitemi, oggi fermiamoci al calcio, magari in settimana prossima, se ci saranno novità per altri sport, per altre discipline, per altre società, sarò felicissimo di rispondere anche alle domande che riguardano le altre società. Adesso ci concentriamo sull'Audace. Domenica andiamo a Nardò a tifare l'Audace e vediamoci tutti contro i Gragnani. Anzi, in cambio di questa mia disponibilità vi chiedo, ripetiamo questa intervista col sindaco un'altra volta prima della partita con Gragnano, e se poi funziona e se poi per caso porto fortuna la faremo tutte le settimane.